Mister Merlo, nel post gara un Fossano straripante quest'oggi 3-0, il Fossano in Serie D, che emozioni hai in questo momento? È dura descriverlo senza piangere, sono stufo, però adesso è già mezz'ora che piango, basta. È dura nel senso che è incredibile, quello che abbiamo fatto è incommentabile, anche già la stagione regolare, poi quando abbiamo finito playoff 3-0 col Cuneo, in 10 abbiamo fatto 3 gol a San Donà, siamo andati là sotto, abbiamo girata, domenica abbiamo incontrato una squadra veramente forte, però siamo stati in partita, perché poi sappiamo che qua è dura per tutti e forse loro inconsciamente credevano fosse più facile, e invece noi la partita che abbiamo preparato in tutti i particolari a livello tattico sono stati incredibili, il lavoro delle punte di Bongiovanni, non li abbiamo mai fatti cominciare a giocare da dietro, li abbiamo imbottigliati, siamo ripartiti e poi abbiamo fatto credo 3 gol meravigliosi, e quindi bravi, felici e goduti per la D. Adesso ci siamo anche noi. Mister, hai una dedica particolare per questa vittoria? Hai visto anche l'abbraccio con tua figlia. Ma la dedica, prima di tutto la dedico alla mia famiglia, a mia moglie, le mie figlie, a mia mamma, che mi seguono e soffrono con me. Poi la dedica la faccio a questi ragazzi, alla società che si è supportato in tutto e per tutto. Io alleno veramente 22 campioni per queste categorie. Il coronamento di una stagione meraviglioso, veramente non ho parole, è più bello vincerlo così che vincerlo in stagione regolare. Non lo dico perché è successo, perché è una cavalcata che non si ferma mai, abbiamo battuto squadre Civerghe veramente forti. Oggi abbiamo annullato i loro 3 attaccanti che sono 3 giocatori formidabili. Grazie, mister.